Cioè, amiche e amici, impara come sedurre un uomo. Per sedurre un uomo devi tenere conto di quelle che sono le esigenze maschili. E le esigenze maschili istintive sono quelle dell'accoppiamento, con più donne possibili. Quindi tieni presente che da questo punto di vista un maschio, diciamo, una volta che si è accoppiato una volta con te, effettivamente dal punto di vista istintivo ha l'esigenza di accoppiarsi con un altro. Però i giochi non sono solo fatti in questo modo, c'è una parte emotiva e la parte emotiva è invece, diciamo, si aggancia su emozioni che tu gli puoi far vivere, come il rifiuto, ad esempio, come l'abbandono, eccetera, eccetera. Quindi, nel momento in cui tu sei andato a letto con un uomo la prima volta, se vuoi sedurlo, se vuoi coinvolgerlo, non devi iniziare a tempestare di telefonata, vediamo, c'è stato bello qua, là, no. Devi sparire dopo, perché in questo modo andrà a destrutturarlo. Lui non capirà e dirà: boh, non le sarà piaciuto, non sarà stata all'altezza, cosa è successo, cosa non è successo. E tutta la sua parte istintiva, diciamo così, di voler riuscire a conquistare poi altre donne, diciamo, a dedicarsi ad altre donne, verrà destrutturata. E inizierà ad avere un pensiero ossessivo per te. E invece molte donne fanno esattamente il contrario. Dopo che si sono andate una volta, cercano, fanno, si manifestano e lui scappa. Quindi devi fare esattamente il contrario, iniziare a scappare tu. E poi da un punto di vista invece logico-cognitivo devi, insomma, fargli vedere che sei la donna giusta per lui. Quindi andare a stimolare da un punto di vista logico-razionale, far vedere che hai credenze in comune, valori in comune, mettere in atto anche una comunicazione non verbale fatta sul ricalco, sul mirroring, sulle somiglianze. La parte cognitiva vuole le somiglianze, insomma. E sessualmente, però, appunto, devi generare attrazione, puntare molto sulla qualità più che sulla quantità. Perché se tu lo saturi a livello quantitativo, gli fai fare tanto sesso tutte le volte che ogni volta che vuole, è inevitabile che si sgancerà e andrà a cercarsene altri. Quindi ridurre il numero di volte, diciamo così, ma di un'intensità alta facendo leva sulle fantasie che lui ha. Quindi una buona cosa da fare è quella di riuscire a reperire, a capire quali sono le sue fantasie, perché in questo modo riuscirai a puntare molto sulla qualità della sessualità e quindi produrre anche un coinvolgimento e allo stesso tempo un desiderio, perché poi negando il possesso e negando la frequenza aumenterai e comprimerai molto il desiderio, per cui il piacere sarà ancora più intenso, perché se, come dire, hai fame e un piatto di ravioli te lo gusti, ma se dopo sto piatto te ne do un altro, un altro, un altro, un altro, alla fine li vomiti i ravioli perché non ti danno più nessuna tensione, fondamentalmente, nessun piacere. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!